Due ragazzi con la passione per la moto e un problema che appariva insormontabile per consentire loro di coltivarla, perché Maurizio Zedda, origini sarde ma residente a Bolgare, provincia di Bergamo, è divenuto paraplegico a causa proprio di un incidente sulle due ruote, mentre Davide Menici, di Capo di Ponte, provincia di Brescia, paraplegico lo è dalla nascita. Grazie al lavoro del motoclub Ride to Life di Acquanegra sul Chiese, sorto nel 2016, col presidente Tiziano Pellini e il figlio Michele, e alla sponda del Cremona Circuit di San Martino del Lago di Alessandro Canevarolo, la disabilità non è più stato un ostacolo per realizzare un sogno per due. Quando sono sulla moto annullo tutta la mia, diciamo, disabilità che ho. Mi sento praticamente come prima. Sono felice. La sensazione è bellissima, quasi indescrivibile, che solo i motociclisti sentono, però insomma è bellissima e ti fa dimenticare tutto il resto del mondo. Non si pensi a giri di pista a passo d'uomo, tutt'altro. Che velocità raggiungi quando sei lì? L'ho raggiunto 220, però la massima al Mugello 252. Ho raggiunto i 260. Nel rettilineo conta chilometri 260, dopo non so se è effettivo, sarà qualcosa in meno. La soddisfazione per Tiziano e Michele Pellini è grande, mista magari a una sanissima invidia. Magari potessi andare io, invece io non posso proprio, perciò invidio loro che ci vanno. Tutto lì. Tiziano Pellini, accompagnato oltre che dal figlio anche dalla moglie Sonia Gagliardi e dai consiglieri del club Valentina Bignotti, Ivan Albieri, Cristina Lambri e Gianmaria Liprandi, dal 2014 insegue questo sogno, poter mandare in pista ragazzi paraplegici. Non sono molte le piste in Italia a consentire tutto questo per motivi di sicurezza. In caso di incidente, infatti, il ragazzo paraplegico non può mettersi al riparo in autonomia. Stavolta però sono stati seguiti particolari protocolli con un sistema di sicurezza automatico in caso di caduta, del quale per fortuna non vi è stato bisogno. Le due moto avevano anche cinture particolari, una modifica nel cambio, un freno a pollice per le ruote posteriori, quello per le ruote anteriori è identico a quello delle altre moto, soprattutto un cavalletto azionato alla partenza e all'arrivo per consentire di stare in equilibrio. Così tutto è andato per il meglio. Volevo ringraziare il motoclub Ride to Life, che grazie a loro riusciamo ancora ad andare in pista, che ci danno una mano, ci sostengono. Tra i presenti anche Marco Zani di Casalmaggiore, dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro. Pure lui ha così potuto assistere a quella che, per Maurizio e Davide, è stata una corsa verso la gioia.